Signore e signori, bentornati su FHC. Spero che mi vediate bene anche perché ho illuminato il mondo. Spero che non sentite il rumore del neon dietro. Allora, oggi andiamo, voglio fare così, voglio andare a seguire quello che mi ha detto False End. Andiamo a False End, io direi di chiamare un veicolo, a meno che non c'è già. Ci dovrebbe già essere un veicolo qua, ma io non lo vedo. Voi lo vedete? Io vedo un veicolo là, ma io penso che chiamerò un mio veicolo, perché qua c'è il negozio. Io shoppando come un maledetto. Munizione al massimo. Ho shoppato un po' di macchinine, di casi tutte queste. Queste no, queste ho comprato solo questa. Del 99. Genera, sì. Voilà. Ma che schifo, eh? Non ho neanche un amico. Un chilometro. Disattiva un po' la guida automatica. Ah, che carino! L'omino lì in mezzo. Allora, secondo me non era esattamente questo. Non era esattamente questa la strada che dovevo fare io per andarmene. Va su come un camoscio sta roba, eh. Vai. Ah, dai, no, se ci andiamo di qua. Allora, ma qua stiamo facendo veramente sul serio. Cioè, qua mi stanno inseguendo con un trattore. Va bene. Spero, ripeto, che mi vediate bene, che mi sentiate bene. Anche perché avevo questa zona della testa completamente buia prima. Sta andando bene, non siamo ancora morti. Munizioni non so quante ne ho. Anche perché mi sembra che... Allora, qua ci sono due cose da fare. Primo, scendiamo dal veicolo. Ok, ho messo il silenziatore, ma voi lo sapete già. Aia. Allora, opa, ho fatto già qualche missioncina. Allora, vediamo un po', giochiamocela un po' meglio. Spegni il fuoco, per l'amor di Dio. Allora, ok, qua posso salire. Bella anche sta cosa. Io devo uccidere lui. Ok. Ma cacchio, ma quale... Ok. Io sono convinto di averlo preso 50 volte. Ok. È ora di fare la cosa giusta, la metto giusto. Libera. Beh. C'è un aereo? E la vado. Riparo. La grande è come butto giù un aereo io. E questa è una grana. Anche perché non ho tutte ste munizioni. E il re dei miei maroni. E vabbè, ma è ora di usare la pistola. Questo non è male, eh. E lo so che hanno il supporto aereo, ma non so come buttarli giù io del supporto. Dov'è la mitragliatrice? Dov'è la mitragliatrice? È qua.
ma anche se è cattivo. Ma tu non devi essere cattivo. Non è vero, io non l'ho buttato giù. Ma non l'ho buttato giù io. Chi è che l'ha buttato giù? Oh, questo è nostro. Saltiamo tutto. Saltiamo il mondo. Zitti. Bello. Tutto bene, fratello? Poiché sì. Conosco i pensieri che ho per voi, dice l'Eterno. Pensieri di prosperità. E chi? E non di male, per darvi una speranza. E un futuro. Sì. Così ti voglio, frate. Come stai, forse brother? Non riconosco i piani di Dio, ma le cose buone sì. Ti stai facendo una reputazione. Bravo. Sei la prima cosa buona che succede alla valle da tanto tempo. Un aiutino? Pensa, uno che ammazza la gente è una cosa buona. Beh, mi era sembrata una buona idea. Oppa. Ecco. Grazie. Ah, beh. Merda. Sei tu. Scusa. Noi non parliamo, ovviamente. Hai fatto molto. Tanto vale aggiungere Facchino alla lista, no? Sì. Pensavo sì. Che l'Eden's Gate avesse confiscato tutto. Che razza di Grave sarei se non avessi una scorta segreta. Ci sta, eh? Ho imparato dal migliore. Doppiato bene, ottimo l'audio, bello. Ne ha viste tante. Bel giochino. Dobbiamo ringraziarti. Lo so che stai cercando i tuoi. Ma la verità è che non sei l'unica che ha bisogno di aiuto. Sono morti tutti. Non possiamo fare tutto. Se puoi fare un atto caritatevole, ti restituiremo il favore. Ottimo. Bruda per tutti in faccia, non so perché. Quel porco. Vabbè, dai, ubriachiamoci. Tanti saluti. Beh, ferma, mamma mia. Mary si occuperà di tutto. Sono contento. Fai un salto alla chiesa. Mi trovi lì. E dove devo trovarti, scusa? Al nightclub? Che domande sono? Secondo me. Allora, la mia. Ho sbloccato qualcosa? Cane! Ah già, ho preso il cane. È mio? Non è il mio cane. No, no, dov'è il mio cane? Vabbè. Non so se ho. Non so se ho 13 punti disponibili. Ottimo. Fondina aggiunta. Io questa devo per forza prenderla. Devo per forza prenderla. Boomer si riprende più rapidamente. No, questo qua non mi interessa molto. Anche perché io vedo spesso da solo. Neanche questo. Sblocca la tutelare. Sì. Quindi adesso posso. Permesso. Salve, tutto bene? Posso comprarmi qualcosina. La munizioni. Perché è scappato così? L'avete visto tutti? Rifornimento in corso. Mi servirebbe un cecchino a me. 7200. Posso comprarli tutti a dire il vero. Questi. Piacerebbe molto il pompa a me. Piacerebbe moltissimo il pompa. Come piacerebbe un fucile di precisione. Che penso che prenderò questo. Ci mettiamo il mirino. Ci mettiamo il silenziatore. E ci mettiamo anche questo. Ok, abbiamo finito tutti i soldi. Ottimo. Oggetti. Abbiamo tutto al massimo. Tutto al massimo. Che corre? Questo è ottimo. Ok. Ah, su qua c'è lei. Ciao. Oh madonna. Ah, là c'è la chiesa. Io direi di andare dalla chiesa e dal parroco, per ora. E mannaggia. Tieni gli occhi aperti. Passo e chiudo. Va bene. Faccio una macchina. Sei stato marchiato. Ottimo.
Ottimo, io direi di fare prima quella del parroco perché mi sta simpatico. Casseforti. Ottieni i tratti di scassinamento fiamma ossidrica per aprirla senza a distanza. Ok, per aprirli cazzo in culo. Nella sua malattia tu, o eterno, Parla, trasformerai basta rompere le completamente palle, il suo su. letto. Non sai quanto sia bello essere di nuovo a Folsen. Sono contento. Sì, Torna qui, mi poi ti faccio lascio andare. un giro. Proprio tu, vice. Dobbiamo parlare. Stavo dicendo, Ah, sono se te ne contento vai. che tu voglia aiutarci ancora. Abbiamo Se ne bisogno vai, di loro aiuto. ti Come chiamano. vedi, John Seed sta facendo soffrire tanta gente. E francamente non Tanta riesco gente, amico mio. a stargli dietro. Questa gente ha Questo qua sarà bisogno una di serie un po' aiuto, strana, nel di senso che io questo farò problema. una Ma questo puntata, poi mondo, magari gioco oltre ad mezz'oretta da un'esistenza, è solo, diventato più difficile. eccetera, eccetera. Poi a Accorgiti breve subito. mi avete chiesto Vai alcuni a vlog in Estern e macchina, dai un farò occhio al anche mostro quelli. nella fattoria dei Buzzo. Non ho loro notizie da un paio di E giorni e vabbè, la cosa poi mi vedremo, preoccupa. spero. Non possiamo Non mi sembra che a permetterci fine di anno, no, mettergli un inizio altro problema. 2019, non mi ricordo, esce The Crew 2 che faremo subito. Se volete altri video su Need for Speed Payback, chiamatemi, cioè ditemelo. Cioè, di qua non si può uscire. Guarda, io poi, per forza che perdo la fede. Quanti chilometri sono? Ah, 90 metri. No, non credo sia quella. Convoglio armato, distruggi i furgoni di John. Raggiunge l'allevamento di maiali. Scusate, ma io quali sono le mie missioni? Al buon samaritano. 1200 metri. Allora, adesso noi facciamo così, guarda. Ah, ma è qua. Ok. Perché la mappa sembra piccola. Ma io non vedo perché devo andare con un mezzo del genere. Anzi, sì, andiamo con questo, non voglio usare le mie macchinine. Non posso sprecare munizioni. Il paesaggio è molto 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 bello. Vi consiglio, per andare più veloce alle cose, dato che la vostra guida non sarà mai bella e brava come quella del gioco infinita. Non mi vogliono ammazzare. Non vogliono uccidermi. Questo non è male, eh. Dai, gira e basta. Mi vogliono tutti vivo, il che. Oggi faremo la missione qua, se riusciamo, e poi uccideremo un convoglio. Devo dire però che. No, no! Naia! Ma dov'è che parla? Con chi sta parlando? Perché io non ci sono più da tanto tempo nei suoi obiettivi. Ok, comunque sto dicendo, se volete una guida molto molto buona, precisa e anche veloce, dovete mettere quella automatica e schiacciare al massimo quell'acceleratore. Sì. Ma quel porco infestato. Hanno ucciso tutti quanti, hanno ucciso. Ah, ma che piccio, ma io c'ho il cecchino. Che pirla, io c'ho il cecchino. Potevo usare il cecchino. Eh no, è colpa mia, non me la sono giocata bene, ho giocato d'impulso. Devo pensarci un po' meglio. Sono il parroco Jerome. Se vai dalle parti della fattoria dei Woodson, fai attenzione. Gli Edeniti uccideranno gli ostaggi se ti vedono. Devi attaccare senza farti notare. Solo così sopravvivranno. Ok. Mi confondo ancora io. Allora ditelo.
cecchino è ottimo, ai signori. Controlliamo se c'è qualcun altro. C'è sicuramente qualcun altro. Però non sento bene. Dentro casa non c'è nessuno. Parte. No, scendi per l'amor di Dio. Ecco, sei libero. Dove sono gli altri? Ho croco. Sì, libero. Ne manca uno. Maialino. Eccolo qua. Oh, grazie signore, grazie. È morta. Basta. Dove sei tu, Miko? Qua è ora di andarsene. Libera l'allevamento dei maiali. Ok. Non penso sia questo l'allevamento dei maiali, però. Tu puoi morire? Sei cattivo tu? Non è cattivo, ok. Saccheggiamolo, magari ci danno dei proiettili. Buon samaritano. Ok, ok. Ce l'hai fatta un'altra volta, amice. Azioni come questa tengono viva la resistenza. Sono tutti più motivati oggi, grazie a te. Madonna, i maialini, poverini. Stai infondendo coraggio a tutti noi. Continua così. Poverini, 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 poverini. Beh, gestazione, ci siamo. Pa pa pa. Questo saccheggio perché mi servono proiettili più che altro. Allora gruppo di rapimento in arrivo. Ma io me ne devo andare via di corsa. Io me ne devo andare via di corsa anche perché sono strafatto. Che è successo? No, adesso basta. Sono morto? Mi hanno catturato. Le balle qua mi hanno preso, signori. Mi hanno catturato. Mi hanno preso. Forse era destino che dovessero prendermi. Ciao. Non sta a noi giudicare. Stanotte inizia la purificazione. Portalo sotto le acque. Qua è una grana, eh. Questa. Solo così potremo vedere. Ma cosa sto vedendo? La luce di Dio. E attraversare il cancello dell'Eden. A me non mi fai il segno del cazzo, no, in testa. Questo non è puro. Non so cosa dire, signore. Scherzi con la purificazione? No, Josh. Devi amarli tutti, John. Il peccato non deve impedirtelo. Ma noi siamo fatti perché vediamo le stelline, eh? Siamo strafatti. Proprio questo era il destino che dovessimo farlo. Perché, come avete visto, abbiamo cominciato a svenire, non si vedeva niente. Boh, poi è andata.
Nonostante tutte le tue azioni, puoi ancora essere salvato. Non sei qui per caso o per errore. Ti trovi qui per la grazia di Dio. Questo ti è stato fatto un dono. Sì? Qual è? Adesso dobbiamo solo capire se lo saprai accettare. Sì. Questa è una grana, secondo se me. Questo è un granone enorme, gigantesco, figa. Cosa dobbiamo fare? O il cancello dell'Eden sarà chiuso per te, John. Sì, Joseph. Ah, quindi lui ha il compito di farci redimere, diciamo così. Se no, per lui il cancello dell'Eden è chiuso. Tu confesserai ogni singolo peccato che hai commesso, per quanto piccolo, per quanto trascurabile. Te lo farò sputare. Poi vedremo se sei degno o no. Quindi? Ma i miei amici mi vengono a salvare, sì. O me la devo cavare da solo? Se confessiamo. È una parte abbastanza lunga. Se confessiamo subito non ci fanno niente, vero? No. È solo peggio. Perché? Perché una confessione senza dolore non è valida. Dovrai urlare il tuo peccato per poi indossarlo sulla carne finché John non te lo strapperà. Non è stupendo? Maledetti idioti. Non proprio. È andata bene? Tocca a noi, signori, si scappa? No, no, non ho fatto niente. Perché sei tu? Ah, ok. Che bellezza. Che batoste, che patele. Ah, il Don. Ma che bellezza. Farai loro grazia. Resta con me. Ecco dove ti dà la pistola. Non ho fatto tutto questo per perderti. Toglietemi le stelline. Ma io non vedo, sono fatto. Faccio schifo, va bene. Uno. Allora, carichiamo. Quel porco. Quel porco. Ok. Ok. Allora. Basta. Un po' poi basta. Cioè io sto finendo i colpi, mi avete già rotto le balle. Non sono più fatto. Ah ah. Ma questa l'hai sentita, merdone. Ah. Potevi rimanere giù, nessuno si faceva male. Io non so fra quanto muoio, però va bene. Parroco, il parroco Jerome. Ho capito che ha finito, ok. Quando non riuscivamo a raggiungerti. Meno male che il signore okay, okay. È indicato la via. Abbiamo recuperato. Beato te, va. C'è altra gente che ha bisogno di noi. La setta si è spostata. Se lo sappiamo. I prigionieri più in là. Hanno anche Merla. Non c'è tempo. Prendi quello che puoi e andiamo. Chiamo qualcuno dei nostri. Ne avremo bisogno. Tutto così, tutto questo qua.
Che faccio? Raccontalo a mia moglie, al cimitero. Allora, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qui. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.